Se volete acquistare account moddati per GTA 5 a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, video su GTA 5 Online, vedrete il gameplay su GTA 5 modalità regista ragazzi, perché ragazzi volevo parlarvi di un argomento importante. Quando uscirà il nuovo DLC di GTA 5 Online, quello dell'Instant, perché dovrebbe essere quello il prossimo DLC che esce. Allora ragazzi, girando un po' su internet si parla di alcune date, ma chiaramente non è nulla di vero. Non mi scrivete qua sotto Alex, sono fake, è chiaro che potrebbero essere fake. Si parla del 5 luglio ragazzi come prossima data, ma mi sembra un po' prestino, perché ragazzi la Rockstar fa passare un mese e mezzo, due mesi quando rilasci DLC. E alcuni dicono che quelle tre auto che sono vere ragazzi, avete scritto che sono fake ma sono vere, perché comunque ha commentato pure Alfix sotto, ha confermato anche lui che sono vere ragazzi, quelle auto stanno già nel gioco su GTA 5, sono già messe e la Rockstar deve rilasciarle ragazzi con il metodo come quello delle lowrider ragazzi, che ogni settimana rilasciavano un veicolo. Oppure, collegandoci al fatto di prima, si parla che queste tre auto potrebbero uscire nel DLC dell'Instant ragazzi, perché il DLC dell'Instant è un DLC interamente dedicato alle auto e al creatore ragazzi, perché verranno introdotti quei tubi che abbiamo visto un paio di tempo fa, ho fatto anche il video, verrà introdotto un nuovo sistema per creare le gare ragazzi, ci saranno delle gare innovative e finalmente ci saranno delle gare nuove ragazzi, molto più fighe di quelle che esistono già adesso. Immaginate mischiare rampe con quei tubi, sarà una cosa veramente assurda ragazzi. Siccome un DLC dedicato alle macchine, credo che usciranno parecchie macchine dedicate per l'Instant ragazzi, credo macchine leggere, veloci per fare quei tubi lì. Alcuni modder dicono che potrebbero anche uscire quelle tre auto lì ragazzi, che ho fatto vedere nello scorso video. Però ragazzi, secondo me non sarà così questa cosa, perché le tre lowrider segrete erano tre che poi le hanno rilasciate, e secondo me ragazzi verso almeno tra due settimane la Rockstar inizierà a rilasciare quelle macchine pian piano con delle competizioni. Sicuramente ci sarà lo stesso sistema e non vedo l'ora di modificare quelle macchine, perché sono veramente fighe, soprattutto la Grutti prototipo, quella cosa lì ragazzi. Quindi secondo voi quando uscirà il prossimo DLC? Si parla del 5 luglio, il 5 luglio ragazzi è in pratica martedì. Però secondo me è troppo presto, lo so che la Rockstar l'aveva già annunciato insieme al Finance and Felony, quindi potreste dire Alex, ma comunque l'ha annunciato insieme, quindi potrebbe uscire prima, questo è anche vero. Però ragazzi, la Rockstar rilascia sempre DLC ogni mese e mezzo, due mesi, poi non si sa. Speriamo veramente che esce prima, così vi porto contenuti nuovi ragazzi, perché ormai adesso vi ho fatto già vedere tutto del DLC, a parte diciamo quelle missioni della CEO che non mi ispirano tantissimo però. Scrivetemi qua sotto nei commenti secondo voi quando uscirà il DLC dell'Instant, perché voglio anche sapere la vostra. Quando faccio questi video ragazzi sono dei video dove chiedo a voi delle domande e voglio delle risposte, infatti mi rispondete sempre. Quindi quando uscirà il nuovo DLC? 5 luglio? Più tardi? Non si sa. Niente, per questo video è tutto, lasciate like, superiamo i 150 like, condividete questo video su tutti i gruppi di GTA di Facebook, seguitemi su Instagram ragazzi, link in descrizione, entrate nel canale di Telegram, link in descrizione, ci becchiamo al prossimo video, bella! Oh,